vintage è un bel modo di vestirsi nel 2012 per sembrare dei vecchi o dei molto giovani. Sì, io effettivamente ho tante cose che uso che erano ancora di mia mamma e riutilizzo con piacere, sono molto belle. Per me vuol dire tradizione, quindi riscoprire, ispirarsi e creare qualcosa di nuovo. Beh, il festival è organizzato molto bene, è molto grande, è bellissimo lo spazio, ci sono tantissime cose da vedere che uno non fa neanche tempo a vederle tutte, volendo essere chiari, e quindi in gamba, è molto bello. Sì, io è la prima volta che vengo, però sono rimasta piacevolmente stupita. E mi aspettavo anche di trovare qualcosa anche di mobili, di cose più di questo tipo, quindi sarebbe interessante magari per i prossimi anni. Comunque bello. Io sono rimasta scioccata dalla coda di persone fuori perché non mi era mai capitato di vedere così tanta gente in attesa di entrare, quindi bello, positivo il movimento. Penso che siamo intorno al 40%. Beh, io te l'ho detto prima che uso tantissime cose, quindi sì, forse di più, forse anche il 60%. Anche io riciclo tutto, quindi fino a che non diventa vecchio, 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 oltre il vintage, si usa. Beh, e il tatuaggio, diciamo il tatuaggio tradizionale, il tatuaggio moderno che conosciamo oggi, parte dalla fine dell'Ottocento, inizi Novecento, arriva fino ai giorni nostri con quello che tutti vedono in TV, piuttosto che nelle riviste, eccetera, eccetera, ed è stato un percorso partito dall'invenzione di Samuel O'Reilly della prima macchinetta da tatuaggi che permetteva, anziché di pigmentare la pelle con un ago a mano, che di sicuro non permetteva ad esempio il dettaglio della linea o del particolare come un tatuaggio fatto a macchinetta, è partito diciamo quindi da lì e man mano si è evoluto fino ai giorni nostri. Da prima il tatuaggio era legato ai marinai che viaggiando in giro per il mondo e nei porti si fermavano, trovavano un tattoo shop e si facevano fare un ricordo del posto dove andavano, per passare logicamente alla classe lavoratrice che si faceva tatuare ad esempio tutti gli strumenti di lavoro, per poi arrivare al grande pubblico che oggi chiunque diciamo usufruisce del tatuaggio in modo trasversale. Invece per quanto riguarda il giapponese, la forma tradizionale del tatuaggio giapponese è ancora con la bacchetta, cioè anzi nasce con una bacchetta di legno a cui venivano legati degli aghi, differenti di numeri in base al disegno che si voleva fare. Poi chiaramente oggi questa bacchetta di legno è stata sostituita anche da altri materiali, però sostanzialmente la tecnica è rimasta la stessa ancora oggi, cioè si tramanda proprio da maestro a allievo. Cioè l'allievo va a casa del maestro e impara quindi questa tecnica dopo anni e anni e anni di apprendistato. Chiaramente non è solo tecnica il tatuaggio giapponese, perché la cosa importante del tatuaggio giapponese è che si basa proprio sulla cultura in cui nasce e ha proprio dei legami fortissimi con la tradizione, con l'arte tutta, con l'iconografia, diciamo che fa parte anche di tutte le altre tipologie di arti che esistono in Giappone. E soprattutto nasce come controparte dell'ukiyo-e. L'ukiyo-e sono le immagini del mondo fluttuante, o meglio sono la xilografia, no? Quindi la stampa su matrice in legno. In pratica sono proprio questi incisori dell'ukiyo-e che sostituiscono al legno la pelle umana. E quindi sostanzialmente la tecnica rimane quasi simile, chiaramente i materiali sono diversi, però sono proprio questi abili artigiani insomma, del periodo Edo che riescono a trasportare insomma dalla linea dura del legno diciamo la fluidità del disegno, e così fanno anche nella pelle usando proprio queste bacchette. E chiaramente l'iconografia che si è sviluppata già nel periodo Edo si è portata fino a oggi e ogni tatuaggio, ogni immagine ha un significato preciso che ha un rimando insomma preciso che è importante.